Passaggio di consegna a Venaria Reale tra i ragazzi del Consiglio Comunale uscente e nuovi eletti nel mese di novembre 2017. Entusiasta per l'iniziativa, Vanina Lamura dell'Ufficio Giovani Comunale. Siamo qui in sala consiglio perché c'è stato il passaggio di consegna dal vecchio Consiglio Comunale dei ragazzi al nuovo neoeletto Consiglio a novembre 2017. Sono stati eletti 20 consiglieri delle classi quarta e quinta elementari e hanno lasciato stasera i consiglieri uscenti, hanno presentato il programma e il lavoro che hanno fatto negli ultimi 2 anni. Negli ultimi 2 anni hanno lavorato sul tema dell'ambiente e sul non spreco e riciclo. Infatti a maggio dell'anno scorso, nel 2017, c'è stato l'evento che hanno organizzato completamente loro in collaborazione col Consiglio Comunale degli Adulti, caccia ai rifiuti, cioè pulire tutti i parchi della città, lasciando delle targhe, un messaggio a tutti i cittadini di lasciare puliti gli spazi dove vanno i giovani. Il Consiglio nuovo non ha ancora una tematica ben chiara, ognuno di loro si è candidato portando voce, una tematica su cui lavorare, e adesso con loro ogni 15 giorni ci incontreremo, lavoreremo a gruppi, lavoreremo facendo gioco di squadra, imparando a diventare amici e collaboratori per realizzare poi un nuovo progetto a fine dell'anno prossimo. I nuovi eletti sono, anche i vecchi consiglieri sono di tutti e due i circoli delle due scuole di Venaria. Quest'anno sono tutti di quarta e quinta elementare, i neoeletti. Per quanto riguarda la parte grafica e i video, siamo stati aiutati e abbiamo collaborato con la Factory e l'Informa Giovani, ci hanno dato una mano perché dando le loro esperienze, le loro capacità, le loro competenze, perché sono bravissimi. Infatti abbiamo realizzato con il Consiglio uscente diversi video e diversi manifesti, anche il manifesto elettorale è stato realizzato grazie a loro. L'assessora Antonella D'Afflitto ha ringraziato i giovani consiglieri uscenti per il lavoro svolto. Un grazie da parte nostra, di tutta l'amministrazione, a chi ha composto nell'ultimo periodo il Consiglio Comunale dei Ragazzi, e quindi a ognuno di loro va un grazie di cuore speciale, perché sono stati dei consiglieri bravissimi, sono stati dei consiglieri molto puntuali e davvero molto speciali, ci hanno sensibilizzato su moltissimi temi, hanno avuto la capacità di catturare in maniera molto particolare la nostra attenzione. Credo che il dovere che noi abbiamo come adulti è di seguire assolutamente quelle che sono non solo le loro indicazioni, ma di avere ancora più capacità di ascolto. Il sindaco Roberto Falcone ha elencato i numeri delle lezioni, sottolineando che schede bianche e astensione sono caratteristiche degli adulti. Allora, votanti 1777 su 1800 erotti aventi diritto, quindi abbiamo avuto un centinaio di bambini malati. Tutti quanti vi siete recati alle urne, ragazzi, i vostri compagni, voi direttamente, per votare. Ci sono stati solo 19 voti nulli, perché uno scarabocchio può scappare quando si fa il segno sulla scheda. Non ci sono schede bianche. Questa è una caratteristica dei grandi, la scheda bianca, oltre all'astensione, per cui a volte siamo un po' pigri, ci rifiutiamo di uscire di casa per andare a votare. Però tutti quanti avete dato un grande esempio, che è quello di esercitare un vostro diritto, ed è quello di esprimere un parere, indipendentemente da quale parere sia, perché ciascuno di noi ha un'idea, ciascuno di noi la deve difendere, e tutti quanti insieme dobbiamo fare in modo che qualsiasi sia l'idea dei nostri compagni, anche se diversa dalla nostra, tutti possano esprimerla in maniera uguale. Quindi vi ringrazio per l'esempio che avete saputo darci ancora una volta. Voi ragazzi siete brillanti, siete molto più brillanti di noi spesso. Chi lo sa che tra di voi ci sia qualche futuro consigliere comunale o assessore o sindaco o presidente del consiglio. Vi auguriamo quindi che questa esperienza sia un'esperienza formativa, in modo da poter capire anche come funziona la macchina del comune, quella che viene chiamata appunto macchina comunale o amministrazione, che troppo spesso non è in grado di dare le risposte che tutti noi vorremmo sentirci dare, vorremmo vedere. Per cui il tentativo è quello di darvi una spinta per imparare e mettere a frutto, quando sarete molto grandi, quello che anche oggi in questo periodo riuscirete ad apprendere. Grazie ancora a tutti voi.